Amici del Tempio, benvenuti nel mio canale. Oggi in questo video voglio parlare con voi di un classico calcio classico nel karate, Uramawashi. Sì, l'Uramawashi, un calcio secondo me fantastico, fenomenale, molto appariscente, molto acrobatico. Voi dite, ma allora che ci devi raccontare, maestro? Nulla, perché sicuramente lo farete meglio di me. Ma però in questo video voglio porvi una domanda, è un quesito abbastanza interessante. Vai, seguitemi. Ok ragazzi, oggi andiamo un po' di sportivo, quindi il classicone calcio Uramawashi, che i più grandi competitor del mondo a livello sportivo tirano. Un calcio molto particolare, molto veloce e veramente, veramente acrobatico e fantastico da vedere. Vi direte, ma allora cosa c'è da dire oggi Massimo? Voglio farvi un quesito, ma secondo voi questo calcio, e ditelo francamente, lasciatemi i commenti, ma in caso di difesa personale, secondo voi, strada, ma funzionerebbe? Cioè ragazzi, facciamo un salto indietro. Tutte le tecniche karate sono spettacolari, forti e veramente dirompenti, ma ho qualche dubbio sull'Uramawashi. Allora facciamo il punto della situazione. Mawashi Gary è forte perché è circolare, diretto, prende la spinta, poi anche lì chi lo carica, chi non lo carica, chi lo carica in fondo, chi lo gira in fondo, chi lo gira prima, vabbè, però è sempre un calcio diretto, ha una traiettoria unica o semi-unica a seconda uno come lo vuole fare, e è un calcio molto forte. Cioè se lo provate al saccone in palestra ragazzi, se tirate un bel mawashone, va. Non parliamo del Maigeri. Maigeri è forte, è dritto, è veloce, è potente, è difficile da parare, è rognoso, lo fa anche un zoppo. E quindi anche quello non c'è niente da dire. Che comica che è, come vi pare. Tutti anche gli altri calci, lo Yoko Geri, anche calci un po' più rognosi, l'Ushiro Mawashi, l'Ushiro Geri, anche sono difficili ma sono sempre diretti o sfruttano la forza centrifuga del corpo. Ma l'Uramawashi è un po' strano, ditemi se sbaglio, perché bisogna caricarlo da una parte e poi chiude dall'altra. Quindi, secondo me, il mio modesto parere, non è poi così diretto, perché va da una parte il caricamento e poi chiude dall'altra. Infatti, nello sportivo vedrete sempre che, a parte vabbè, che bisogna controllare in gara, sennò c'è la squalifica, però poi alla fine come calcio non è poi così dirompente. È bellissimo, spettacolare, fantastico. Chi riesce a farlo, chi è giovane, per l'amor di Dio, fate bene, lo insegno anch'io in palestra e fate bene a farlo fare. Se siete in gamba, fatelo anche voi, vi allenate. Però se vi lascio un punto di domanda, se lo provate al saccone in palestra o se siete fortunati come me e avete diversi makiwara, vi consiglio provatelo anche al makiwara e fatemi sapere. Anche lì c'è diverse questioni, c'è chi colpisce col tallone, c'è chi colpisce con la pianta del piede, ma ragazzi il makiwara parla, quindi o il makiwara o il saccone, provate la differenza. Prima vi fate il bel mawashi, boom, è ok, e poi vi provate anche l'uramawashi. Vedrete che se stendete la gamba, lo sapete meglio di me, poi alla fine sì, arriva, ma arriva un po' a schiaffetto. Secondo me c'è qualcosa che non va, forse ho risolto, seguitemi. Ok ragazzi, ma dove prende la forza questo calcio? Chiaro che se stendete la gamba per colpire al viso dell'avversario o sul fianco con la gamba stesa, fa poco. Cos'è che fa veramente la forza? La chiusura del bicipite femorale, che dovrebbe agguantare l'avversario quasi da dietro e chiudere la gamba, e allora sì, lì c'ha forza. Quindi secondo me, il mio modesto parere, in difesa personale potrebbe andare benissimo anche a livello judo, andando dietro l'avversario e dandogli una grossa tallonata magari sui reni. Allora ha un perché. Oppure se avete la gamba buona, gli andate dietro alla nuca addirittura chiudendo il bicipite femorale col tallone o con la pianta del piede, ma il tallone è meglio, non fa sconti, dietro qui al cranio, insomma non è una carezza. Poi chiaramente se avete le scarpe, chiaro, fa tutto anche nella difesa personale, però nel combattimento, diciamo da gara sportivo, chiaro, non bisogna fare male a nessuno. Chiaramente questo calcio qui, spettacolare, veloce, fantastico, tutto quello che vi pare, ma sembra quasi un balletto. Riprendo un po' il discorso, il titolo di questo video, quindi non voglio ragazzi alzare troppo polverone, non sto dicendo nulla tra tradizionale e sportivo, per l'amor di Dio, sapete che io di solito sto sempre un po' sul pari. Però se ci pensate bene, poi provatelo in palestra, se lo fate un po' alla leggera così, veloce, magari con un piede scacciapiede, con la gamba davanti, vi fate due ramawashi, vedrete che poi alla fine il saccone, ma rimane un po' lì, non è che fa granché. Se invece riuscite ad andare molto più vicino e chiudere col bicipite femorale, date la tallonata o con la pianta del piede, allora
il discorso cambia. Ma comunque sia in entrambi i casi, al mio modesto parere, questo calcio sì, è un bel calcio, ma io non lo userei nella difesa personale. Fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzi. Iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti. Oh, sto aspettando i vostri commenti. Fatemi sapere. Ciao dal Tempio Massimo e provate l'Uramawashi. Fatemi sapere. Ciao!